si augura non sia l'inizio di una nuova guerra di camorra, la sparatoria avvenuta ieri nelle palazzine del sindaco Antonio Pozziello. Il fatto che si spari per strada e si spari più o meno all'impazzata è qualcosa di veramente preoccupante. Noi abbiamo avuto diversi incontri con il prefetto e con i dirigenti delle forze dell'ordine. Siamo stati rassicurati circa l'attenzione investigativa e anche di contrasto alla criminalità organizzata e disorganizzata sul territorio. Noi ci auguriamo che non sia l'inizio di una nuova guerra di camorra e ci auguriamo che la situazione torni alla normalità quanto prima. Viviamo con apprensione quello che sta accadendo perché ci preoccupa la sicurezza dei cittadini. Speravamo di esserci lasciati definitivamente alle spalle le pagine buie delle guerre di camorra e della presenza della camorra in una città come questa. Continueremo a fare la nostra parte per la legalità e per anche sottrarre nuova manovalanza alla camorra, prestando attenzione ai ragazzi. No? Dopo la scomparsa di Michele Di Biase erano venute fuori indiscrezioni su alcune indagini in corso che parlavano di una piazza di spaccio nella zona di San Nicola. Pozziello ritiene questo un fatto estremamente grave e preoccupante. Una cosa estremamente grave e preoccupante, perché eravamo abituati anche all'idea di una criminalità locale che non voleva la droga a Giuliano. E il fatto che vi sia un mutamento anche da questo punto di vista della criminalità organizzata a Giuliano è qualcosa che fa preoccupare. Ho notizie come tutti quelli che vivono a Giuliano relativamente a questo. Devo dire che non ho informazioni che mi dicano della presenza di piazze di spaccio né di giri di droga. Mi auguro che la situazione resti così